Ecco, ben arrivati ragazzi, Oh, qui ecco. il maestro con il grandissimo Roberto Todirico, finalmente. Grandissimo, grandissimo. Esageriamo. Giustamente, Buonasera a giustamente. Allora, tutti. ciao Roby. Allora, cominciamo subito con la prima domanda. Chi ti ha portato in Freschi, questo freschi. mondo, appunto, chi ti ha portato in questo mondo di illustrare le copertine? E come la tua mente è riuscita a entrare all'interno dei gruppi, anche quello che volevano come disegno? Allora, è molto facile, è stato tutto un caso. Io praticamente sono sempre stato appassionato di metal, sono sempre stato metallaro, non è che ho fatto chissà che grandi cose, ho sempre avuto altri lavori, ho sempre ascoltato metal, ho sempre avuto altre passioni, ho sempre ascoltato metal. Poi a un certo punto ho ricominciato a disegnare dopo tantissimi anni che non disegnavo e per caso ho avuto le prime richieste, ho avuto un paio di commissioni da gruppetti sconosciuti, non so neanche se esistono ancora. Che mi chiesero: senti, ma bei disegni fai, ci fai una copertina. E ho avuto le mie prime esperienze facendo dei disegni in digitale, perché mi stavo approcciando per la prima volta alla grafica digitale, al disegno con le prime tavolette grafiche, queste cose qua. E ho detto: boh, proviamo. E da lì in poi è andata sempre più crescendo la richiesta. Ho iniziato di nuovo a lavorare su loghi. I loghi metal era una cosa che mi piaceva un sacco quando ero piccolo e disegnavo sui banchi di scuola. E poi, classicone, chi banco di scuola non ci va a scrivere Cannibal Corpse sopra. Prime esperienze di illustrazione sono un po' quelle per tutti. E sai, ricominciato a disegnare un po' così, però sai, con l'ottica di chi ha vissuto per tantissimi anni i concerti, la ground metal, tutte queste cose che alla fine ti fanno capire su che cosa stai lavorando, tutta la tua conoscenza della musica metal poi si rispecchia in un prodotto finale che va a finire per i gruppi. È diventato molto più interessante che scarabocchiare sui banchi di scuola, perché ho iniziato a vedere anche il lavoro che c'è dietro per i gruppi stessi, le loro richieste, il tipo di musica, il tipo di atmosfere, tutte queste cose che a seconda di quello che stai ascoltando, poi devi anche riuscire a suscitarlo nel visual. Nel merchandise, dentro le copertine, cioè comunque devi avere d'occhio, cioè devi sapere su che cosa stai lavorando. È diventato sempre più interessante. Poi vabbè, ci ho preso un po' la mano, quindi adesso è tutto molto più spedito. Il lavoro è già avviato, per dire. La gavetta era all'inizio, ero anche piuttosto combattuto su fare determinate cose. Tralasciare qualcosa, mettere qualcos'altro, quando gli chiedevano delle cose troppo splatter, ho detto: cazzo, devo fare mo'. Però, se il genere ti piace, fai tutto. Qual è stata la Ho fatto band più fantasia alla fine. difficoltosa con cui collaborare tra i Sinister, Vomitory o Pestilence? No, in verità io non ho. Allora, di tutti i gruppi con i quali ho collaborato, nessuno è mai stato difficoltoso dei nomi conosciuti. Io mi sono sempre trovato molto bene, non ho avuto problemi di alcun genere. Il problema che ti può capitare quando collabori con un gruppo per la prima volta è che magari anche il gruppo sta collaborando con te per la prima volta e per la prima volta deve fare un artwork. Allora tu il problema lo puoi avere con un gruppo che è appena nato, non con un gruppo che sono 40 anni che fa questo, perché già sanno cosa vogliono, già tu conosci il loro immaginario, cioè stiamo parlando di gruppi che hanno un immaginario bello affermato, sono
anni e anni di copertine, di merchandise, sai il loro look, sai il mood della loro musica. Non è difficile lavorare con gruppi affermati, è molto difficile lavorare con gruppi appena nati, perché tocca a me poi indirizzarli, dire Certo. raga, ma che state facendo? Fermare un attimo e dire raga, un attimo, queste richieste non ci azzecca niente con quello che dovete fare, oppure mettetevi d'accordo in un modo consono, insomma, devo fare un po' il mediatore per delle cose, perché molti aspetti, alcuni gruppi non li conoscono. Quindi Aspetti allora. del creare un visual per un gruppo, alcuni non li conoscono, non ci hanno mai avuto a che fare. E che fai, li abbandoni? No, devono Certo. suonare. Quindi allora è più difficile diciamo, lavorare con i gruppi più appunto al debutto che i gruppi più formati. Sì, Però i gruppi più decisamente formati sì. a volte non può essere difficoltoso lo stesso per il loro credo anche appunto visuale, per il nome che appunto ha catturato, ad esempio un nome come Pestilence, sono famosi, ormai è un nome sul circuito da tanti anni, non può essere difficoltoso nell'interagire proprio con un nome importante rispetto a un nome più piccolo. Ti devo dire la verità, no, io non lo trovo difficoltoso interagire, più che altro lo trovo emozionante perché quando ti chiamano sei tu che puoi avere qualche problema a dire, ma che cazzo devo fare? Devo fare questo lavoro. Cioè, quando Patrick De Pestilence mi ha chiesto di rifare la copertina di Consuming Impulse 20 anni dopo. E lui, meno male che non mi ha visto, perché io tenevo la faccia che stava così, ho detto, vai, vai, è fantastico, era un'emozione, non capivo un cazzo, iniziavo a urlare per casa, cioè, era imbarazzante vedermi, però no, di dialogare con i gruppi no, devo dirti, mi sono trovato sempre molto bene, e anche per il fatto che se un gruppo chiama un artista, sa già quell'artista cosa fa, non si aspetta qualcosa di diverso da te. E quindi su quello era abbastanza, cioè andavo a colpo sicuro. Sanno cosa faccio, sanno cosa si possono aspettare da me. Non c'è motivo di preoccuparsi su quello. Al massimo, se io ho l'ansia della prestazione, devo dare il meglio per il gruppo di cui sono fan da tantissimi anni. Allora, sai, può essere quella un attimo l'attimo di difficoltà, però una volta che inizio a disegnare, poi non mi ferma niente, quindi ciao. Invece qualche aneddoto particolare. Dialogarci se ecco, se dialogarci se è quello che intendevi come difficoltà, no, alla fine no, mi sono sempre trovato con persone molto festaiole, ci siamo divertiti, noi spesso ci divertiamo quando anche a collaborare a distanza con i gruppi, cioè diventano delle sedute da psicanalista, perché veramente siamo dei pazzi, siamo a dire le cose turche, lavorare tutta la notte per finire dei layout, per esempio con gli Asphyx, io e gli Asphyx ci siamo tenuti in contatto quasi 2 settimane e mezzo per sviluppare tutti i layout dell'ultimo album ed è stata follia totale, ma ci siamo divertiti un Invece, casino. Aneddoti, mi dicevi. qualche aneddoto particolare che è successo, qualche grafica, ad esempio, che avevi finito e poi dicevi, però non mi convince, c'è cioè qualcosa che non dà lo spirito giusto verso la band o verso te stesso come artista. Allora, sì, sono successi degli episodi così, ci sono stati degli anni in cui ho iniziato a rodare un po' il mio stile e più volte mi sono trovato in difficoltà perché per me magari non era sufficiente oppure per me era sufficiente ma per il committente non lo era. I primi anni sempre sono sempre stati più tosti perché il committente, anche se si aspetta comunque che tu porti un lavoro a termine in un certo margine di tempo e con una certa qualità, se non lo rispetti,
stiamo andando a puttane tutto il lavoro suo perché non può uscire il disco, quindi sono stato messo alle strette più che altro su quello. E ho dovuto cambiare più volte delle copertine a colori perché io ho molti problemi con i colori, io odio i colori, io non vorrei mai colorare, mi rompo le palle di colorare. Quindi Io più lavorerei con bianco l'inchiostro bianco e nero per sempre. I colori me li faccio piacere, però sempre. Tipo che so, se in un mese caccio 30 lavori, due sono a colori. Due. e nero. Ho capito. Gli altri no. Colori no. Quindi è più Mi bianco e piacciono nero molto da per te. vedere, mi piacciono un sacco da vedere, ma io mi diverto con l'inchiostro. Inchiostro, matite, sfumature, ma preferisco quello. Sul colore non sono molto ferrato. È una passione temporanea, ecco. Quindi magari ho avuto un po' di problemi a rimaneggiare delle copertine, ma tipo che so, io ho spaziato su tantissimi generi. Quando mi sono trovato con dei generi tipo heavy metal, che vuole delle copertine molto colorate, molto, ci vuole quelle grafiche molto, quelle illustrazioni molto anni 80, 90, con colori belli accesi, tutte quelle cose. Ho detto, ah, io passo dal bianco e nero a dei colori fulminanti, qua faccio un casino. E allora sì, un po' di intoppi ci sono stati. Però quando si tratta invece di generi che conosco meglio, che comunque, essendo comunque anch'io fan di tanti illustratori storici del metal, ovvio che ci sono dei richiami anche nei miei lavori per degli illustratori che conosco e che conosciamo tutti nel metal. Cioè, là vado molto più tranquillo, ecco. La tua opinione verso Misanthropic Art, questa tanto acclamata, non la conosci? Soprattutto su Misanthropic Art, Twitter. come? Sì, l'illustratore, come? La mia Perfetto. opinione. Per te la loro grafica a che livello è? È attualmente in Italia Come mai quanto me lo può essere chiedi? Perché secondo te? Misanthropic Art non è italiano, giusto? No, no, è straniera, non mi ricordo dov'è adesso precisamente. Volevo la tua opinione appunto su Misanthropic Art. Mi levi una curiosità, perché? Dimmi. Perché lui? Boh, non lo so, perché molti dicono che è uno tra i migliori, perché riesce anche a lavorare molto sul black metal, anche con delle tinte oscure particolari. Secondo te, quanto questa Misanthropic Art è sulla bocca di tutti? E quanto te, come artista, un giorno riusciresti a creare una copertina fuori dai tuoi canoni come il black metal e lasciarti a te stesso a bocca aperta? Non ti ho seguito completamente, però in parte ho capito. Allora, riguardo Misanthropic Art, non è proprio nei miei gusti, però ho anche delle magliette sue che mi piacciono molto. E, Ok. un fatto di gusto mio personale, lui è estremamente bravo, ma se lo vedo sul merchandise mi piacciono le magliette, ok? Se devo pensare al disegno in quanto tale, non lo trovo molto interessante perché non è. Cioè, secondo me è fatta digitale quella roba. Ok, e a me piace molto il materiale, mi piace comunque il disegno. A parte pochissimi che mi fanno impazzire sul digitale, il suo lavoro spesso non mi acchiappa più di tanto. Però tipo ci sono delle magliette che mi fanno impazzire. Perché tu mi dici che è sulla bocca di tutti, è molto noto nell'ambito perché è molto richiesto, ma figurati, cioè, ce ne sono tanti, richiestissimi. Lui non è proprio quello che mi salta subito alla mente, ecco. Allora, è commercialmente e qualitativamente alto. È Ok. come se fosse uno standard per cui un gruppo va a colpo sicuro. Ed è giusto, è giustissimo perché è anche importante che comunque ci siano dei riferimenti in un genere. Dici, oh, Misanthropic Art è un mostro, ma mi piace. Poi non so, a me piace comunque la gente che spazia un pochino sugli argomenti. Se fai sempre la stessa cosa, mi rompo il cazzo. Mi rompo anch'io di fare sempre le stesse cose, pure.
Quindi Perciò molto cerco di bene. avere più generi possibile, perché sennò un po' mi spacco le palle di fare sempre le stesse cose. Però niente, no, questo è Ok. i miei 2 centesimi di No, volevo opinione. sapere la tua opinione, perché ne parlano molti, ne parlano in generale, quindi volevo sapere appunto la tua Cioè, solo opinione. io non lo sapevo, non me ne sono mai Vabbè. accorto. No, io vedo spesso i suoi lavori perché comunque tutti i festival per cui lavoro ci capitano le maglie mie e a fianco c'è anche la sua, ma Ah, giustissimo ho per me. capito, ho capito. Cioè, qualitativamente sono belle maglie. C'ho una maglia che sto consumando, che è quella degli Unanimated, una delle prime della reunion degli Unanimated, che mi fa impazzire, fantastico, con i 4 cavalieri dell'Apocalisse rivisti da allora. Bellissima, bellissima. Ok, perfetto. Roberto Todirico, quando prende la sua matita, la sua penna, Ma io solo appunto adesso mi sono si reso conto che è uscito scritto Bob là sopra. Sì. Io non avevo mai usato Non l'ho StreamYard. chiesto tutto a caso. Aspetta, invece di Non scriverci esiste Roberto più. Todirico, c'ho scritto Bob. Vabbè, le solite figurelle di merda che faccio. Comunque, è Roberto Todirico, tutti lo conoscete, infatti hanno fatto anche dei commenti che tutti ti conoscono, quindi vai tranquillo, anche Sì, se ti nascondi sotto Bob ti scoprono lo quanti mi stesso. sta prendendo per il culo? Dai, dimmelo tu, che è meglio No, che non lo guardo. adesso. Anzi, è un grande piacere averti. Allora, Ah, piacere tutto mio, anzi, salutami tutti in chat perché non li vedo. sì, saranno salutati tutti, ci stanno seguendo anche dalla Francia, Dai. Necron, che è un gruppo che si chiama Nigergovia. Ci sto seguendo anche dall'estero. Grande Rob da Che figata. Davide Biondi. Oh, Davide, grande. Allora, quindi tornando su appunto la parte artistica di Roberto Todirico, quando prende i suoi strumenti, la matita, la penna, qual è la notte o il giorno, quello che piace di più nel creare arte? 100% la notte. Perfetto, la La notte. notte è Ok, quindi fantastica per questo. Tu pensa che appena stacco con te inizio un lavoro e conto di finirlo entro stanotte, quindi finirò verso le 5:30, 6 del mattino. perfetto. Appunto, la Io notte, quanto adoro lavorare di ispira notte. appunto, la notte, quanta ispirazione riesce a darti? C'è anche qualche Ah. aneddoto da raccontarci durante la notte che sia successo qualcosa di particolare a casa tua nel creare un disegno proprio? No, fortunatamente nessuna evocazione, nessun guaio nella forza Demoniaca. parallela, in dimensioni parallele. No, no, allora, a me piace lavorare di notte perché è l'unico momento della giornata in cui nessuno ti rompe le palle. Perché, so se tu Quindi. conosci Napoli, ma Napoli è un casino continuo, quindi comunque tieni rumori continui che vengono dalla strada, gente che ti chiama ogni 2 minuti, poi c'è il bel tempo, ci sta il sole, tu che fai? Stai a casa, subito guardi fuori e fai no, io devo andare più al sole fuori, ciao. E quindi succede che io ritorno da casa la sera e lavoro di notte e non dormo, assolutamente. No, ispirazione è appunto per il fatto che si sta molto tranquilli, c'è cioè anche la testa un po' più libera, ti vuoi ascoltare la musica che vuoi in quel momento. Per fare il lavoro che vuoi fare, oppure ti metti il film più brutto della terra e dici, ah, me lo devo rivedere perché secondo me questo mi ispira cioè, c'ha la mente più chiara, è tutto più facile da sviluppare quando non c'hai influenze esterne, ecco, stai in una bolla. La notte è Quindi in un comoda. limbo, tutto tuo dove Sì, riesci a sì, sì. sentirti bene proprio Sei a livello. finalmente solo, si sta molto bene. Poi, se penso quando riesco a andarmene un poco, staccare dalla città, no, allora posso disegnare anche giorno e notte perché mi trovo un posto tranquillo, ma cambia tutto. Sono poi i ritmi cittadini che ti spingono a comunque lavorare di più di notte, ecco, e a dimenticarti che devi dormire. Quindi poi la mattina sono da buttare nel cesso perché non so.
Prima dell'uno, dell'uno a tutto questo emisfero e tutto l'ora del giorno esiste, per forza. Quindi va bene, inizio. E mi busta il postino, tu scendi giù, vai a sbattere su una parete, insomma. Ascolta, allora, quanto è difficile lavorare in Italia rispetto all'estero, anche con le band, e anche le soddisfazioni che uno ti può dare all'estero? Ma difficile. In Italia comunque il musicista è molto difficile che sia un lavoro per il musicista in Italia, mentre all'estero è più facile che ci sia chi la vede come il Come la lavoro Norvegia, e ad esempio, eh? un impegno Certo. continuo e per carità non è l'unico lavoro, ti sto dicendo, perché comunque il mestiere del musicista non è più a sei solo musicista e campi con quello, non è facile. La difficoltà è appunto che un gruppo italiano giovane, è probabile che ne escano di nuovi adesso, in questo periodo, sia un po' più a corto di informazioni su come sviluppare adesso un lavoro con me o con chiunque disegnatore, può essere un gran casino per loro, perché magari sono, che so. Il mio problema più grande è fare capire subito ai gruppi che sono cinque, uno solo deve essere l'interlocutore, no? Tutti e cinque. Le idee devono Infatti, quello è un essere casino uniche, le incredibile. idee Sì. devono essere uniche, il gruppo deve essere tutto sulla stessa scia. Come può arrivare un gruppo disunito e io devo fare lo psicologo, la Madonna. seduta di psicanalisi, ragazzi, allora presentatevi adesso. Ditemi ognuno la sua e io cercherò di fare la magia. No. Sparo. Quindi, Questo ma infatti è abbastanza può essere complicato. quella, però ti dico per carità, a me fa anche molto piacere riuscire a dare una mano ai gruppi più giovani, perché se no finisce tutto. Noi, cioè, Certo. la responsabilità è anche mia se poi c'è gente che non riesce a sviluppare un lavoro finale, metta a fare, no, è così o è niente, sono l'artista, così si fa. No. Oh, tu stai lavorando per un gruppo, è quello che paga. Devi stare anche alle direttive, devi fare uscire il loro immaginario, non il tuo. Poi se non ti piace non ci lavori. Sai, Certo, gli ha un certo. gruppo power metal, io mi rompo le palle di fare un drago, non lo faccio. Ma non è che gli Ma ci sta, rendo la vita un inferno, infatti, ecco. Non gli voglio rendere la vita un inferno. Cazzi una loro. differenza incredibile. Infatti, il death metal dentro di te, com'è entrato? Qual è il primo album che hai ascoltato nel death metal e la prima Ah. copertina che ancora ti ricordi che hai creato death metal? Oh, allora, prima copertina, il mio primo lavoro, purtroppo non te lo posso far vedere perché non ce l'ho qui, non è qua, ce l'ho al mio studio. No, quello è il secondo, aspetta, te lo faccio vedere. Ok. Quello là dietro, vedi, aspetta, Ok. aspetta che devo fare un attimo coordinazione col dito, questo qua, non la roncola, quello a fianco, quell'enorme Perfetto. quadratone lì. Aspetta, lo provo a inquadrare. Ok, Comoda, la sedia con le perfetto. ruote, Sì. ok. Sì, ok. Quello lì è il secondo lavoro che ho fatto in digitale, il primo purtroppo non ce l'ho qui, ce l'ho allo studio. E era un gruppo, non questo qui, era un gruppo belga, che mi trovò su DeviantArt e mi disse: senti, oh, fai disegni, la paura, faccio questa copertina. E ne sono piuttosto fiero di quella copertina, è stata una figata pazzesca, ho avuto un sacco di richieste e su DeviantArt andò benissimo, cioè fu un'ottima apripista, ma il gruppo non ha mai fatto uscire l'album. Come mai? Si sono sciolti, quindi l'album Sicuro. non esiste. Io ho una copertina di un album, la mia prima copertina è di un album che non è mai uscito. Eh Porca miseria, che sì. sfiga. No, invece è divertente proprio per questo, perché non è mai uscito eppure mi ha fatto arrivare un sacco di richieste e strada facendo è diventato. Mi ricordo allora, il gruppo si chiamava Celebrant e fecero uscire un EP. Ma non riusciranno mai a far uscire il full length.
Ho capito. L'EP ce l'ho da qualche parte, vabbè, è difficile trovartelo adesso, però, perché non so se noti, ma c'è una montagna di dischi qua che Mamma mia, no, infatti. non sono messi in ordine, non sono messi in ordine, assolutamente. Io vado a sensazione, dico, che secondo me quel disco sta là, e lo trovo, non so Quindi vai come, dalla tua parte. ma Ok, questo e il sarebbe primo difficile. disco, invece il primo disco death metal che hai ascoltato, che ancora si è legato? Allora, la mia prima esperienza col death metal io non ho iniziato ovviamente con il death metal, io inizio ad Ok. ascoltare altri generi perché ero bambino, tenevo 8-9 anni, sai, sentivo le cassette di mio padre, Black Sabbath, Iron Butterfly, continuano ad essere tra i miei gruppi preferiti, per carità. Però con al metal più estremo ci sono arrivato col tempo. Diciamo che quando ho iniziato ad ascoltare Sepultura non erano il death metal, era Arise per me, era un album thrash metal. Non Sì. voglio fare il tipo, no, ma quello il genere è diverso. No, l'impatto non era la stessa cosa. Quando ho sentito death metal, con quelle cassettine che uscivano a cavallo tra inizi anni 90 fino agli anni 80 dell'Armando Curci Editore, ti ricordi c'erano quelle cassette che uscivano in edicola, la collezione metal? Uscì una compilation dove c'era di tutto, ci stava un sacco di roba bellissima, ci stavano Slayer, Venom, un sacco di gruppi thrash, Exodus, c'erano veramente bella roba. Là in mezzo ci stavano due o tre pezzi che dici, oh, i Possessed. Ok. E poi ci stavano i Therion. Ho detto, ah, è questo che roba è? Therion che erano aspetta, dov'è? Che questo invece non ricordo che è stata da queste parti. Dovrebbe essere qua, Theon Sanctorum dei Therion. Ci stava un pezzo di quest'album che erano ancora delle belve, faceva un death metal allucinante. Aspetta, mo faccio vedere tutto. Ok, eccomi. Quello fu veramente il primo pezzo death metal che ho sentito, e da là in poi mi ci sono avvicinato piano piano. Per dirti, la prima volta che ho ascoltato i Cannibal Corpse non mi piacquero, tenevo però la cassetta, stava là, ogni tanto la riascoltavo e dicevo, ma perché mi ricordo quel ritmo? Piano piano è entrato tutto. Questo è diventato un genere che non ho mai più abbandonato, quindi. Quindi è diventato È ormai il tuo alter interessante, mare, però il mio diciamo. primo, cioè, il primo impatto è stato quello, è stato un pezzo di Therion. Ho capito. Pare si In... chiamasse Future Consciousness. Mostruoso. Invece, invece la copertina che ancora ti rimane dentro il cuore, sia a livello underground, sia a livello non underground, sia italiana che est. E sia di Giusto. death metal che di black metal, magari, Sì, perché in sono varie. generale, in Ok, generale. in generale, vabbè, allora. Partiamo dal black metal che è più facile, perché la Vai. mia copertina, Vai, ti voglio qua, vai. no, è il mio cuore, è In the Night Side Eclipse degli Emperor. Quando vedo quella copertina continuo ad andare in Stendhal, sai, guarda là. Madonna, quanto è bella. Ho avuto quella No, è bella, maglietta, è tipo, molto bella come copertina. quella maglietta l'ho avuta tipo 3 o 4 volte, l'ho comprata, c'ho la prima edizione che ormai è come se ci avessero... Fosse passato un autocarro sopra completamente distrutta, quella degli anni 90, inizi anni 90. Poi no, un'altra che non mi è entrata più, la long sleeve invece che è tenuta non si sa come intera, ma ce l'ho già da 25 anni. E io adoro quella copertina, poi perché è perfetta anche col logo, quel logo è fantastico, è uno dei miei loghi preferiti di sempre. Infatti ogni tanto cerco di chiamare Christophe Spadiel. Gli dico, senti, ma se mai volessi levare l'originale che la voglio, perché ci ho collaborato molte volte e molte volte ho detto, senti, ma veramente, ma perché non me la vendi una copertina di quelle belle, la voglio. E niente, quella. Alan, ci sei? È caduto Alan. Ragazzi, sono rimasto solo e mo'.
Come rientra Aaron? Che si fa? Vediamo, vediamo. Niente, non ritorna. Ho messo un attimo la chat così mi seguo io da qui, dai. Trattengo finché Alan non ritorna. Magari è crollata. Vediamo chi c'è, chi c'è. Allora. Vediamo. Michael Adams. Ehi, hey Michael. How you doing, bro? Ragazzi, ciao a tutti. Davide, Davide. Eccolo là. Luca. Ciao, bello. Ragazzi, non so se si debba interrompere la live e recuperare Alan, perché non lo vedo più, non lo sento più. Come si fa? Provo un attimo a evocarlo. Un secondo solo, ragazzi. Andiamo. Anche perché se non c'è lui che mi fa le domande, che faccio? Me le faccio io. Come le fate voi? Sì, mi faccio una domanda e mi do una risposta ed è sbagliata, ovviamente. Vediamo un attimo se Alan riesce a tornare. Niente. Ancora nulla, vabbè. Un attimo che stacco e ritorno nel link, ragazzi. Un attimo solo, vediamo come si chiude. Pronto, prova, prova, vai. Ombre. Sono qui. Mi senti? Aspetta, e ora? Vabbè, non ti perdevi niente, se non mi vedevi. no, ma io sono stato in diretta per un po', infatti, mi hanno detto. Sì. No, ma figurati, oh. Figurati. Io neanche sono pronto su queste cose, quindi non so dirti, ah, si appara così, non so niente. Vado per tentativi. No, però se vedi ci sta Davide Biondi ha detto fatti una domanda e datti una risposta. Ho detto ok, mo ci provo. Anyway. Allora, che stavamo? Siamo rimasti a copertine. Allora, che stavamo?
Alan, ma vedi un attimo che sulla pagina noi non ci siamo. Eh no. Eh no. Vedi un secondo. Allora aspetta un secondo perché può darsi che a me non è andato il refresh. Perdonami. Vediamo. Ah, a me non si vedono le immagini. Non ci siamo noi due. Ok, sarà un problema mio allora. Guarda, io per esempio sul mio schermo tengo solamente. Non ci voglio fartelo vedere. Guarda qui, c'ho solo l'audio. Boh, mistero. Proviamo a chiedere ai ragazzi se vedono, perché se c'è solo l'audio poi non posso farvi vedere qualcosa di carino. Sì. Quanto siete belli, Anna. Cresci amici, Anna, mi raccomando. A posto. Allora mi fido, eh. Benissimo. Perfetto. Ok. E allora dura di più, visto che ci vedete con tanta gioia, durerà di più. stavamo alle copertine, quindi. Ok, io ti avevo sparato solamente In the Night Side Eclipse e finite di tessere lodi di Christian Wulin, che ha fatto un sacco di copertine che io adoro, tra cui In the Night Side Eclipse, che è tra le mie preferite. Passiamo a Danzig Grave, perché Danzig Grave cacciato, copertina di Entombed più bella della storia. So, Clandestine la adoro. Left and Pet è simbolica, è iconografica, quella cacchio di lapide quanto è bella, cioè sono comunque due colossi. Invece meno conosciute le copertine che mi sono sempre piaciute un casino. Eight dei Sinister e Loathing dei Broken Hope, la cover disegnata da Ben Scooter è favolosa e ha una storia triste. E qualche anno fa praticamente qualcuno ha comprato quell'artwork originale e le poste l'hanno perso, quindi quella copertina dei Broken Hope non esiste più. È veramente terribile, perché cacchierò. Quella copertina è fantastica. Poi, vabbè. Come? Questa storia è girata perché io ho detto, ah, chissà quanto costa un originale di Ben Scooter, perché quella copertina è fenomenale, se le sta vendendo. Lascia stare che non ci sarei mai riuscito a comprare una perché costano queste cose. Io compro CD. E comunque, niente, si è andata a perdere perché le poste fanno sempre schifo. Non è che solo in Italia, fanno schifo dovunque. Anyway, altre copertine alle quali sono veramente affezionato: Earthwork the Carcass, copertina di Giger, tanto adorato, un'ispirazione da sempre. Non si può negare, influenzato per tantissimi lavori, continua tuttora. Matito di Alien anche, quindi tra le mie più grandi influencer. Quella copertina mi piace un sacco, no? Perfetto, diciamo. Guardi, dici wow.
Ma è meglio che non ci collaboro con qualcuno di così grosso perché faccio una figura di merda. Rimane il sogno, se rimane il sogno, sì, ma è meglio che non ci collaboro. Vabbè, uno dei miei artisti preferiti di sempre è Simon Beasley, l'autore DC Comics, cioè un disegnatore mostruoso che ha disegnato quasi tutti i miei fumetti preferiti, tra cui Lobo, che è uno dei miei fumetti preferiti di sempre. Lui è una delle mie più grandi ispirazioni da sempre. Da quando ero piccolo e disegnavo, guardavo i suoi disegni, dicevo, ah, chissà se riesco a fare una cosa così. Ancora non ci riesco, però oh, ispira. E quindi sì, Simon Beasley, pensate, il mio preferito in assoluto. E non ha a che fare molto col metal, perché lui... Ah no, no, aspetta, cacchio dico, lui ha disegnato comunque belle copertine per il metal, lui ha disegnato le copertine di Danzig e ha disegnato le copertine di Satan's Child e... How the Gods Kill, mi pare. Guerra di Giger. Fammi vedere un secondo. Bello avere internet vicino, dobbiamo vedere tutto. No, quella era di Giger, ho detto una minchiata, quella è di Giger. A posto. Ok, allora sicuramente Lucifer's Child, Satan's Child, era di Beasley. Lui è un metallaro comunque, quindi comunque nei suoi disegni. Sì, ci stavano una serie di indizi, sai, quando vedevi i fumetti, tutti particolareggiati, bello, poi vedevi sul muro la scritta Slayer, Motorhead, tutte influenze che quando leggi un fumetto e sei metallaro ti gasi. Cornuto per strada Orlando Slayer. Che ti rimane da fare più? Hai fatto tutto nella vita. Hai fatto tutto nella vita. Hai lavorato per gli Slayer. Cazzo vuoi più? Allora, Hella Waits, la cover di Moyen mi piace un sacco e ovviamente Raining Blood. Raining Blood Season in the Abyss. Raining Blood Season in the Abyss, tutte e due allo stesso modo. Direi che sono belle malate. Sì, sono due dipinti di non mi ricordo come si chiama l'artista che lavorava per gli Slayer all'epoca. Comunque quello per me era un immaginario perfetto sugli Slayer. Ecco. Gli Slayer quando hanno smesso di lavorare con... Cioè, fino a Christ Illusion mi pare che hanno lavorato con lui. Poi hanno messo in mezzo la grafica digitale. Vabbè, lasciamo stare. Però... Ma figurati, è una tecnica che ho accettato perché anch'io dipingo in digitale, non uso più il fotoritocco, però ovviamente per tempi di produzione e stili che vanno, il digitale esiste e lo devi accettare. Poi lascia stare che per gusto personale a me non mi arrizza più di tanto. È più facile che vada cercando una copertina disegnata che una copertina in digitale, però. Ma neanche le mie, quando le faccio in digitale, sì, mi piace, sì, è uscito bene, ma la maglietta me la metterei, ecco. È una richiesta, è una richiesta di mercato. Allo stesso modo dell'idea che può esserci su una copertina, anche lo stile usato, la tecnica, scusami, la tecnica usata, anche quella è una richiesta, ci sta. Se la sai fare bene, no, ciao. Ma dammi qualche gruppo,
riferimento. Allora, allora, ok, vulcano. Vulcano non possono essere sotto. No, allora i vulcano non possono essere sotto di livello perché gliele faccio io le cover. Quindi. No, 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 no. Sto scherzando. Allora, no, allora, secondo me l'America Latina è radicalizzata alle sue radici in uno stile, quindi non è che è rimasta indietro, gli piace quello stile. Tenere comunque quei disegni putridi, belli, inchiostrati, tematiche forti, macelli, roba satanica. È il loro marchio, quindi non è un fatto di essere arretrati o evoluti, anzi, secondo me a volte è meglio che si evolvano, perché se devi pensare appunto ai lavori tutti patinati, fatti in digitale dell'America, no, preferisco mille volte l'America Latina e quei bei disegni. Cioè, è un fatto che quello stile si è ha piantato radici lì in quelle zone, quindi è anche bello, cioè a me piace. Io per esempio lavorando adesso ultimamente con i Volcano mi sono sentito un attimo a disagio perché ho detto perché adesso ci devo cacciare una cosa totalmente diversa, però me l'hanno chiesto di lavorare più sui colori e su queste cose. Di quale album poi ti ricordi? Perché io ne ho fatto un altro e non so se è già uscito, ma non credo sia già uscito. Ci ho lavorato l'anno scorso. Ok, Hainel era l'ultimo che avevo fatto. Ok, ce n'è un'altra che è uscita molto diversa, ma gli è piaciuta molto e abbiamo proseguito su quella scia. Ma se avessi potuto farla inchiostrata in bianco e nero alla vecchia maniera, non mi sarebbe dispiaciuto, ecco. È stata una scelta loro e io mi sono trovato benissimo. Ho fatto un lavoro che mi è piaciuto. Anzi, di quel lavoro dovrei avere anche un video che un giorno ricaccerò perché senza dichiarare il gruppo, feci un live su Twitch e feci tutta la copertina dal vivo. Poi l'ho cancellata dal sito e mi sono tenuto il video per ricacciarla quando uscirà. Tengo qualche chicca da cacciare prima o poi. Si vedrà. Storie calde. Allora, musicista. Gruppetti che ho avuto. Il mio primo gruppetto era, aspetta che ho fatto un disastro, nel 99 mette in muso questo gruppo Death Black. In verità non aveva molto, molto un'identità concreta perché mischiavamo qualunque genere. Ah, senti, un po' di death metal, un po' di grime, un po' di black. Ce ne fregava un cazzo, eravamo piccoli, volevamo solo fare un sacco di rumore. Dal vivo ci dicevano che comunque non eravamo malissimo, senza sdegnare quello che abbiamo fatto. Però non abbiamo fatto granché, abbiamo fatto solamente una demo di 5 pezzi, la facevo in 5 pezzi, la facemmo già in fine del gruppo per me. Io già me ne volevo andare perché non mi piaceva più usare il growl. E cantare death metal, stavo solamente distruggendo la voce. Primi pezzi cover. Allora, la prima cover in assoluto fu Morning Palace di Edimmo Borgir. E gli dissero: Oh, ma allora ce l'hai la voce, sei bravo. E iniziati così. E non già non ci azzeccava già più niente con quello che suonavamo noi. Il gruppo si chiamava Sulfur e poi rimaneggiato in Burial in Sulfur perché c'era già un gruppo che si chiamava Sulfur. Sti cazzi, non ci sapevano a noi, non sapevano a loro, potevamo tranquillamente, però vabbè, ci sono stato. Vabbè. Altre cose abbiamo fatto: Maze of Torment dei Morbid Angel, che già almeno aveva un qualcosa di death metal e poteva andare. Tra le nostre, sai, più evidenti influenze.
Blinded by Fear degli At the Gates. Un altro? Ah, Do Not Resuscitate dei Testament. Quindi, come vedi, anche facendo... Ah, aspetta, mica ho finito. Stench of Prophet dei Brutal Truth. Cioè, non c'era una cover, una che ti dicesse, ah, vabbè, ma allora quelli fanno quel genere. No, non volevamo fare tutto. E le cover uscivano, uscivano. Poi, vabbè, levato di mezzo il gruppo e niente più. Poi non sono più ritornato nei generi estremi, non mi piaceva solo cantare, cantare, urlare nei gruppi estremi. Io penso che il tiro delle band italiane non ha niente da invidiare alle band estere. Sanno un sacco di band devastanti in Italia. Io con la mia memoria di merda non è che me le riesco a ricordare tutte adesso a volo, però ci sono un sacco di band che girano e fanno concerti in giro per l'Europa e spaccano, spaccano de decisamente. Per dirti, i miei amici Violentor dal vivo sono delle macchine da guerra e ragazzi di Firenze. Violenta, non lo so, amiconi, ma cavolo, tutte le volte che le abbiamo viste dal vivo siamo rimasti a bocca aperta. Speed metal mostruoso, una carica devastante. Dirti loro, Baphomet's Blood, ci stanno gruppi italiani mostruosi. Bunker 66 su Amiconi, vengono alla Sicilia, spaccano tutto e se ne tornano a casa. Sì, ma perché l'underground è molto vivo comunque, la gente si butta, si fanno i concerti, ci stanno gruppi validissimi, poi ci sono quelli ancora più noti, nomi altisonanti, poi ognuno si muove a modo suo, ma gruppi che hanno suonato a festival esteri ce ne sono di italiani, comunque. No, non mi viene un nome così a volo, però ne ho beccati durante i festival. Il tiro c'è, è giusto che non ci sono, non c'è molta, è l'ambiente, è sempre il fatto che non ci sono molti locali, non ci stanno più molti concerti come prima, cioè, bisogna di più unità. Quando si fa un festival, andateci, perché se si fa un bel po' di gente si riaccende un po' la situazione, cioè, può crescere di più, può crescere di più. Ma tu lo sai che l'italiano preferisce andare a mare d'estate, non andare festival. Tu già ci stai a mare, quindi magari. Ma smettila che stai benissimo là. Dio di posti. Ma no, Nomi e cognomi subito. No, scherzo, non direi niente. Ma io non è che ci faccio caso, non è che... Mi sveglio la mattina e dico oggi devo fare l'umile, me ne frega un cazzo. Mi piace il metal e ho questa missione e a me interessa che quello che faccio porti avanti questo percorso di musica, tenere in vita l'underground e tutto quello che ne conviene, dai concerti. Mi interessa di essere il personaggio noto, non ci faccio caso a queste cose, capito? Conta che comunque è anche il percorso mio è nato per caso, quindi non è che mi sono
studiato a tavolino tutta una serie di traguardi da fare, di cose da fare. No, faccio questo, lo faccio bene, ma lo faccio per questo. Io lavoro bene se penso, se, io non prendo molto seriamente me stesso, ma prendo molto seriamente quello che faccio. Se lo devo fare in modo tale che porto avanti dal gruppo al festival, alla scena in generale. Mi interessa che quello vada avanti. È la mia passione. Era l'unico modo per rimanere nella musica, anche perché io non so suonare un cazzo proprio. Quindi non potevo mettermi a fare musicista. Per rimanere nel metal, ho iniziato a disegnare. Ci sono rimasto, fortunatamente, perché è sempre stimolante comunque mettere a cuocere progetti nuovi e portarli avanti. Ecco, una critica mia è che comunque la gente si ferma troppo presto. Ecco, a un certo punto, la prima difficoltà, la gente si arrende e leva mano. È più comodo fare altro che fare la vita che faccio io, giustamente. Io passo 12 ore al giorno a disegnare, orari di merda, faccio la schiena in quattro parti, poi nella vita che faccio? Vado ai concerti e mi distruggo. No, no. Cioè, non tutti vogliono farlo, alcuni piace anche fare una vita più normale, per carità, però quando sei in questa situazione io ce la metto tutta. Quindi dico, a me, il mio carattere è così. Sono, e soprattutto io sono un metallaro fan. Quindi il problema è per il gruppo che mi chiama, perché se è famoso non mi si scolla più, cioè io gli sono un po' addosso e voglio avere autografi, fotografie, voglio sapere tutto, divento il fan rompipalle. Le cose mi piacciono. Il problema non è più mio. Di già l'abbiamo finito, dai. Dimmi. Quello mi interesserebbe di meno, ecco. Preferirei comunque che fosse una cosa legata al metal, perché è quello il mio lavoro, la mia missione è quella lì, quindi comunque dovrebbe essere un lavoro inerente la mia passione e il percorso che ho fatto nell'ambito del metal. Sì, decisamente ci vorrebbe, io sono pigro e mi rompo di andare a rastrellare all'indietro 10 anni di lavoro, ci sono valanghe di roba, però l'idea ce l'ho. Mi piacerebbe fare un qualcosa che sia più un albo facile da sfogliare, una cosa anche molto, per dire, più alla rivista anni 80 piuttosto che il libro altisonante, brossurato, rilegato, quelle cose maestose. Più una cosa più appetibile, comunque, magari fare qualche volume che tratti o uno stile o un genere che ho trattato a fondo. Per esempio, adesso sui loghi c'è un bel blocco così di loghi, c'è un portafogli di loghi che non finisce mai. E sarebbe stato carino, per esempio, buttare qualche idea e metterlo insieme a qualche altro artista che lavora su, per esempio, sui loghi, fare magari un lavoro in collaborazione. Però ci devo pensare un pochino, perché non c'è mai un attimo di tempo, arrivano sempre un sacco di richieste, quindi anzi, in questo periodo sono anche abbastanza in ritardo su delle cose, però figurati, l'idea c'è, anche perché ora sono realmente 10 anni di lavori che potrebbero essere pubblicati su un qualcosa di figo da tenere, sempre nell'ottica dell'appassionato, sai, diceva, però
roba death metal, ci stanno quelle cose, ci stanno quei gruppi che piacciono, perché non mostrarli in quel modo? Sì, il libro sarebbe carino. Mo ci dovrei lavorare. I Merciless, sì, mi piacerebbe, ci vorrei mettere mano, ma loro mi tengono d'occhio su Instagram e di conseguenza io, quindi aspetto il giorno che mi dicono, senti, è arrivato il momento, e sì, ci vorrei collaborare. Sì, ma saranno un annetto, un paio d'anni che bazzicano comunque il mio Instagram, ma vedono comunque molti artisti moderni. Merci, se sono molto interessati a queste cose, perché vedo che molti artisti che stanno adesso su Instagram sono tenuti d'occhio da diversi gruppi, tra cui ci sono anche loro. E mi piace molto questo fatto che appunto i gruppi metal tengano d'occhio gli artisti, non stiano lì a aspettare che qualcuno si offra per fare un lavoro per loro, perché cioè, io stesso all'inizio mi sarà capitato qualche volta di spingermi un po' oltre, sai, nell'ingenuità e mandare un messaggio al gruppo troppo grosso, ho detto, ehi, senti, ma io disegno, ma non è che ti serve qualcosa. Mai più fatto. Una volta, figura di merda, basta. Però giustamente, oh, il percorso si fa, con calma, se deve arrivare qualcosa, arriva, anche perché sai, il metal, il passaparola è vasto, quindi in un modo o nell'altro si arriva sempre a qualcosa di più. No, ti dico la verità, non a parte che non mi intervista mai nessuno a me. Non sono molto. No, anzi, più che altro nell'ultimo paio d'anni mi è capitato di chiacchierare in live per qualche intervista così, tipo a inizio pandemia ci fu questa live molto divertente tra me e Claude Ripper, la bassista cantante di Blasphemer e tatuatore molto noto, e fu una bella intervista, così come ce la stiamo facendo io e te, ci stiamo divertendo, una chiacchierata così. Ma mi sono arrivate spesso interviste, sempre le stesse cose, ma non da fanzine, cioè sempre da siti più o meno noti o pochissimi siti sulla musica, ma che giustamente presentandomi così per la prima volta non è che potessero andare molto oltre le domande tecniche più facili da buttare, niente di complicato, ecco. Domande generiche sul tipo di lavoro, perché giustamente lo dice, cazzo di lavoro è il tuo. Tutti se lo chiedono ancora, ma tu veramente fai questo per campare? Sì, funziona. Però nessuna cosa estremamente, sai, interiore. Ci fu forse una. No, vabbè, ma non erano domande bizzarre, erano domande un poco più personali su una webzine. C'è un'intervista un po' più personale, ma più sui gusti, sul rapporto appunto con la notte. No, sono cose che abbiamo parlato pure io e te, ma in modo molto più stringato su queste interviste, perché comunque a scrivere non è che mi ci butto più di tanto. Sono chiacchierone, però a scrivere mi annoio di più. Vedi, queste sono interessanti.
Era dura. Stiamo parlando di un'epoca in cui, ecco, non parlando prettamente dell'illustratore di cover, ma dell'illustratore in generale. Se negli anni 90 tu volevi diventare un fumettista o un pittore, dovevi fare le valigie e andartene. Tu dovevi viaggiare e stare nel posto in cui dovevi lavorare. Quindi la vita dell'illustratore, ma anche da prima ci stanno storie di vite di illustratori noti che sono state un incubo, perché, scusami, io sto facendo ballare sto coso, questa mi starà venendo alla labirintite, sto tirando calci continuamente all'accrocco del cellulare. Allora, cioè, il mestiere dell'illustratore era tosto. Molto piuttosto dello stare seduto e disegnare. Tu dovevi disegnare in viaggio e stare per giorni e giorni in viaggio, portare i portfolio, farti esaminare da gente che ti infilava nelle case editrici e piano piano arrivavi ad altre cose, oppure un gruppo ti sceglieva. Era una vita di merda. Dovevi veramente dedicarti anima e cuore e spaccarti il culo per arrivare a una situazione in cui potevi lavorare in un settore. Quando è arrivata internet, si sono sviluppate di più queste figure, tra cui la mia. Il grafico è diventato anche un grafico settoriale che poteva occuparsi del layout solo di album. L'artista è diventato un artista di settore, io, per esempio, che mi occupo solo di queste cose e io per scelta mia non vado oltre il genere, ma potrei, figurati, so chi me lo fa fare, a me piace questo. prima, negli anni 90, non era possibile solo pensare di proporre così, mandare, adesso, una foto a qualcuno, per vedere, oh, questo lo faccio io, voglio diventare il vostro illustratore. Cioè, ci voleva un impegno fisico della persona, dovevi farti un culo devastante. Io non saprei, non ci sarei mai arrivato. Ecco. Magari non avrei più disegnato, sarei andato a fare un altro lavoro. Carità. Ma erano tempi diversi. Poi, per carità, quando uscivano artisti che potevano portare avanti questo tipo di mestiere, stavano già nel paese in cui si era sviluppata quella scena musicale. Erano artisti che stavano lì e avendo la scena metal intorno riuscivano a portare avanti delle cose. Spesso erano stesso i musicisti che facevano i loghi che poi sono diventati famosi negli anni. Per caso uno si è trovato, ha fatto un logo a uno, i casi sempre della vita, si sono ritrovati, hanno fatto i loghi e sono diventati iconografici. Sì, culto, hai detto bene. E per dirti, luogo dei dismembere, degli entombe, l'ha fatto mai dismembere. se non sbaglio fu Fred Astby, se non sbaglio, lo disegnò Fred Astby, il batterista di dismember. Vabbè, può darsi pure che ho detto una minchiata, però dopo vado a vedere. Sono quelle cose, sai, che so da sempre, poi mi confondo, magari ho sbagliato personaggio. Però per dirti, era sempre nell'ambito di una scena grossa, e poi magari quella scena si è sviluppata, diventata più grande, e in quegli ambiti roteavano in quell'ambiente, in quella nazione, in quella regione, ci stavano degli artisti, era più facile che entrassero in contatto con questi gruppi. Oppure c'erano quelli enormi, tipo Giger, che essendo diventato già noto in tutto il mondo, lo chiamavano per dire: guarda, facci la copertina al disco. Ah, quindi ora passo un attimo al mio lato da grafico pubblicitario, perché
Là è un pochino diversa la situazione, non si tratta più di disegni, si tratta di fotografie, cose. Beh, allora sono tutte e due, se ci pensi, sono delle cover che pure che fossero brutte, sono diventate culto e quindi le adori, non ci puoi fare niente, sono uscite perfette per quello che doveva essere. Death Crash a me fa impazzire. È una foto spietata. Perché poi lo sfondo rosso? Sfondo rosso è una merda. Sta benissimo lì. Mi ha fatto adorare le maglie rosse. No? Ma è perfetto per quello che è successo in quell'epoca. Cioè, sono quelle copertine che ti ispirano subito quel genere. E, le vedi e subito. Ah, Black metal, perfetto. The Mysteries, è una foto atmosferica, è un colore perfetto, messa là, quel viola tetro, quel logo bellissimo, ma è tutto perfetto, che vuoi dire? Ci sono delle copertine che non sono state fatte con grossi sforzi artistici, eppure hanno funzionato molto di più. Proprio la, non lo so, le simbole non sono un emblema di quel genere, quel periodo. Le riassoci subito. Sono fantastico. Stavo per dirti pure le copertine di B, che non si può dire, le copertine di B di Kittelsen sono fenomenali e lui si è scelto quell'artista che magari nessuno si sarebbe mai cagato di noi se non fosse finito su quelle cover, ma l'atmosfera di quelle copertine è fantastica, bellissima, quella di Isdis e Tarose e di Philosophem, Philosophem è più Heidi. Oppure sui monti con Annette, pure tu la riassoci a quell'album che è bellissimo. Quindi il gusto, poi non lo discuti più quando l'album è bellissimo. Ci sta. Le cover che non posso vedere. Guarda, no, allora, più che altro lo stile di alcune cover che non mi è mai entrato, alla fine degli anni 90, con l'inizio dei 2000 e l'uso di Photoshop, se ti ricordi, c'è stato tutto un filone che ha portato avanti il fotoritocco nelle cover, ma il fotoritocco fatto proprio male, perché erano i primi effetti di Photoshop, i loghi che uscivano abbozzati con quegli effetti grossolani. Quel periodo ha cacciato, penso, le copertine più brutte in assoluto del metal. Era meglio quando facevi la foto alla foresta e ci schiaffavi il logo sopra, piuttosto che farci tutto quel papocchio di foto ammischiate, che dovrebbero. Sai, il fatto di simulare un realismo, ma poi in effetti dare un effetto brutto, proprio brutto, ci stanno delle cover veramente orribili in quegli anni. Se invece penso che so, negli anni 80, nel trash, ci stavano quelle copertine orribili, ma erano disegnate, e se ci pensi adesso dici, guà, che figata però, disegnate malissimo, ma stanno troppo belle lì. Invece quelle erano proprio brutte, quelle dei inizi 2000, erano. Non c'era molto, ma figurati, io col mio gruppo inizi 2000, con questi sulfur leggendari, quando feci le prime bozze per fare la cover della demo, io già lavoravo col computer, che stavo con i primi Photoshop, e guardavo e dicevo, mazza che schifo. Ci ho messo giorni e giorni per fare questa schifezza. E quindi poi finì che la cover non la feci col fotoritocco, feci una foto a un pezzo di marmo che stavo lavorando in accademia con questa sorta di diavolo, fatto anche molto grossolano perché non ero un bravo scultore, mi rompevo il cazzo di fare tutto.
ci feci sta foto, la misi là, ci misi il logo sopra, ho detto, meglio questa, meglio che usare Photoshop, molto meglio questa. Quindi sì, è quel genere di copertina che adesso, figurati, sono evolute, ma continuano a darmi quella sensazione quando sono usati i fotoritocchi. Non mi piace. Non mi piacciono proprio. Non mi viene un album in particolare da dirti adesso, che ti potrei dire. Com'è? Aspetta un secondo. C'è una cosa però da dire, che nel death metal, quando facevano le copertine, invece hanno avuto questa si sono sviluppate negli anni e sono diventate poi quelle copertine gore bruttissime, ma che quando le vedi ti fanno tanto ridere, dei gruppi più gore metal, più ignoranti, sai, quelle tipo, che so, aspetta, come si chiama? E Morticia erano disegnate, erano bellissime quelle cover. Morticia erano fantastiche. Aspetta, fino a Hacked Up for Barbecue erano disegnate. Mi pare che poco dopo sono iniziate a essere fotoritoccate anche quelle. Però non ti voglio dire minchiate. Però per dirti, mi hanno fatto venire in mente il gruppo che era di, se non sbaglio, era dei Severe Torture, la cover con una persona che esce dal culo della mucca. Sai che non mi ricordo, però per dirti, si era arrivati a quel genere grottesco divertentissimo. Se le rivedi sull'album, non sulle magliette, sono belle forti. Quindi era un po' diversa la questione sul death metal proprio, però spesse volte era usato veramente col culo Photoshop, quindi sai, mi ricorda. In Spagna, ma in tempi recenti, dici? O roba di inizio ventennio? Ah, aspetta, 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 aspetta. Davide ha trovato la copertina, era il Kettle Decapitation, grande Davide. Esattamente, esattamente. Humanure, cazzarola, era quella. Perfetto, perfetto. pubblico attento. Sai, sono diventato un po' più con i piedi per terra negli anni. Inizi a materializzare ma in realtà è che come me disegnano milioni di persone. Ci sono talmente tanti artisti, talmente cape fuori di zucca che ti fanno delle cose straordinarie, che iniziare a pensare di voler a tutti i costi sviluppare un genere diverso, un'idea diversa, secondo me sarebbe solamente uno spreco di energie per quanto riguarda me. A me interessa evolvere quello che sto facendo, sempre secondo il mio gusto, senza dover per forza raggiungere dei livelli, eccetera. Uno sviluppo più naturale di quello che sto facendo, sia in campo di inchiostro che di pittura che di digitale, lasciar correre l'evoluzione e riuscire a dire semplicemente: ok, questi lavori sono molto meglio di quando ho iniziato. Perché se non noti una differenza tra quando ho iniziato e 10 anni dopo, può darsi anche che non sei molto bravo. O ti sei soffermato solo su una cosa per 10 anni e dici, wow, però potevo fare qualcosa di più. Invece no, mi piace sviluppare comunque il percorso artistico in questo senso, molto naturalmente. Non mi do né dei goal, degli obiettivi da raggiungere, né tanto. Semplicemente
mano che vado avanti, certe migliorie le voglio notare anche, sviluppare una serie di particolarità, di peculiarità del mio stile che non siano comunque quelle che ho avuto per gli anni passati, ecco. Se poi la gente rimane a bocca aperta mi fa piacere, ma se non rimane a bocca aperta mi va bene uguale. Cioè, deve piacere, punto e basta. Non è che voglio fare una cosa straordinaria. E anche perché, sai, come parlavamo dei medium, se ti basta l'idea e fai una copertina che te la ricordi finché campi, cioè. Sì, io ho fatto la Cappella Sistina, sì, ma io ho fatto la foto alla chiesa della copertina di Mysterious Non Satanas. Io sì. Ah, aspetta, che hai nominato una cosa interessante. Domination è una delle copertine più brutte della Terra. È bruttissima, ma quell'album è stupendo. È una merda, veramente. È bruttissima. È un fotoritocco fatto veramente male. È bruttissima. Ma quell'album è stupendo. Covenant, no, Covenant invece era carina perché era una foto di quel tavolo alchemico, una cosa un po' rituale, poi un po', sai, meno altisonante. Uno va a cercare un'atmosfera dell'album. È una bella cover quella. Ma quella di Domination, perché si potevano mettere gli effetti delle nuvole colorate, hanno messo le nuvole colorate verde e viola, che schifo. Però è bellissimo. Com'è? Decide. Scusami, non ho sentito Decide. Legion, Legion è bellissimo. Il medaglione di Legion è fantastico. Copertina emblematica, bel simbolo là, cattivissimo l'album, fantastico. Aspetta, ho detto una minchiata, quello non è Legion, sto dicendo una minchiata, sto confondendo. Legion è quella con il pentacolo o quella con il medaglione? È quella col pentacolo. Allora ho detto una minchiata, non è quella bella, è meno bella. Voglio essere sicuro. Sì, è quella lì. Ok. Figurati. È una cover anni 90 che se la vedo comunque mi ispira affetto perché mi ricorda quel tempo, quell'album bestiale. Comunque, sai, chi sono io per dire che Legion non è bello? Però Domination quella cover, madonna. Domination. Non ci penso nemmeno. Domination io l'ho consumato. Domination è un album cattivissimo. È un death metal. No, Domination è bello tutto. La produzione fa schifo, la copertina fa schifo e l'album sprigiona una cattiveria incredibile. Fantastico, Domination. È una delle produzioni più brutte ever di album. L'unica che quando alzi il volume ti gracchia tutto e non capisci che sta succedendo, una lavastoviglie. Eppure quei riff, sentiti dal vivo, quei riff ti fanno cadere a terra un palazzo. Sono cose mostruose, bellissime, veramente stupendo quell'album. Io parto sempre dal presupposto che se una persona mi vuole commissionare una cosa, è una persona che sa cosa faccio e quindi non si aspetta un qualcosa di diverso da quello che faccio, che altrimenti chiama un altro.
Quindi mi piacerebbe, ovviamente, perché thriller e horror, figurati, sono tra i miei generi preferiti. Guarda un po', scontatezza, metallaro, film horror, fumetti horror, tutto horror. Cliché perfetto. Però ti dico, non farei niente che non farei di solito per un qualunque altra illustrazione, ecco, sì. Lo farei a cuor sereno, il mio stile. Mi piace proporre delle idee sul concept che devo sviluppare, ma sullo stile non voglio dovermi scervellare, reinventare uno stile per una situazione diversa. Non mi interessa. Sarebbe una fatica sprecata perché se ti butti in un genere, ma è un genere che non hai mai fatto. O sei tu che hai intenzione di studiarlo a fondo e continuare su quel percorso, o stai perdendo tempo perché lo farai una volta, non lo farai mai più, e quell'esperimento magari sarà fatto comunque grossolanamente. Ecco. Quindi la prenderei molto semplicemente. Voi sapete cosa faccio? Sì, allora quello lo faccio. Così sarebbe. Buttiamo un bel inchiostrino lì. Piacere è tutto mio. Ti ringrazio io, Alan, ringrazio tutti quelli che ci stanno, che non vedo, però se ci sta qualcuno, ciao! Bene, dai. Belli tutti. Grazie davvero del tempo che mi hai dedicato, mi sono divertito assai. È stato un piacere mio. Ragazzi, ciao a tutti. A presto. Ciao, ciao.